Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prima orazione. O Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano e che in Te sperano, vera gioia, salvezza e amore di coloro che si pentono. Tu che hai detto: Le mie delizie sono coi figli degli uomini, essendoti fatto uomo per la loro salvezza, ricordati di quell'amore che ti spinse a prendere la natura umana e di quello che sopportasti dal principio della tua incarnazione. Fino all'adempimento pieno della volontà del Padre sulla croce. Ricordati del dolore della tua anima quando dicesti: la mia anima è triste fino alla morte, quando nell'ultima cena con i tuoi discepoli, dando loro come cibo e bevanda il corpo e sangue tuoi, lavando i loro piedi e amorevolmente consolandoli, peredicesti la tua imminente passione. Ricordati del timore dell'angoscia e dolore che sopportasti nel santissimo corpo, prima di salire sul patibolo della croce, quando, dopo aver pregato tre volte il Padre, pieno di sudor di sangue, ti vedesti tradito da uno dei tuoi discepoli, preso dal tuo popolo eletto, accusato da falsi testimoni, ingiustamente condannato a morte da tre giudici, nel più solenne tempo della Pasqua, tradito, deriso, spogliato dei tuoi vestiti, bendato e schiaffeggiato, legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. In memoria di tali dolori ti prego, dolcissimo Gesù, concedimi prima della mia morte il vero pentimento, una sincera confessione e remissione di tutti i miei peccati. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordi di me peccatore e dei miei cari, Amen. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine per la nostra salvezza, crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Seconda orazione: O Gesù, vera letizia degli angeli e paradiso di delizie, ricordati degli orribili tormenti che hai provato quando i nemici tuoi, come ferocissimi leoni, ti hanno schiaffeggiato, sputato, percosso, lacerato. Per le infamanti parole, per le aspre percosse e i durissimi tormenti che hai sopportato, io ti supplico. Liberami dai miei nemici visibili e invisibili, proteggimi all'ombra delle tue ali e donami la tua eterna salvezza. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, Nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terza orazione. O Verbo incarnato, Onnipotente Creatore del mondo, che sei infinito, incomprensibile e racchiudi l'universo nel palmo della tua mano, ricordati dell'atroce dolore che sopportasti quando le santissime tue mani e piedi furono confitti con chiodi acuminati sul legno della croce. O qual dolore provasti, Gesù! E i perfidi crocifissori. Dilaniarono le tue membra e sciolsero le congiunture delle tue ossa, tirarono il tuo corpo per ogni verso a loro piacere. Ti prego, per la memoria di questi dolori sopportati da te sopra la croce, fa che io ti ami con tutto il mio cuore. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, Nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarta orazione O Signore Gesù Cristo, Celeste Medico, ricordati delle sofferenze e dei dolori che sentisti nelle tue già lacerate membra, mentre si innalzava la croce. Dai piedi alla testa eri tutto un cumulo di dolori, e nonostante la tua grande sofferenza pregasti il Padre per i tuoi nemici dicendo, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Per questa smisurata carità e misericordia e per la memoria di questi dolori. Concedimi di ricordare la tua amarissima passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza, crocifisso. Regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinta orazione. O Signore Gesù Cristo, specchio di eterna chiarezza, ricordati dell'afflizione che provasti quando, veduta la predestinazione di quegli eletti che mediante la tua passione dovevano salvarsi, prevedesti ancora che molti non avrebbero profittato. Pertanto ti chiedo, per la profondità della misericordia che mostrasti, non solo nell'avere dolore dei perduti e disperati, ma nell'adoperarla verso il ladrone, quando gli dicesti: Oggi sarai con me in paradiso. Che tu voglia, pietoso Gesù, riversarla su di me nell'ora della mia morte. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, Abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta orazione. O oh Gesù, Re amabile, ricordati del dolore che provasti quando nudo e disprezzato pendevi in croce, senza avere, fra tanti amici e conoscenti che ti erano intorno, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta madre, alla quale raccomandasti il discepolo prediletto dicendo, Donna, ecco tuo figlio, e al discepolo, ecco tua madre. Fiducioso ti prego, pietosissimo Gesù, per la spada che le trapassò l'anima, abbi compassione di me nelle afflizioni e tribolazioni mie, del corpo e dello spirito, e consolami, dandomi aiuto e gioia in ogni prova ed avversità. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da maria vergine per la nostra salvezza crocifisso regnante ora in cielo abbi pietà di noi padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settima orazione. O Signore Gesù Cristo, fonte di dolcezza senza fine, con amori di cesti in croce, o sete, cioè desidero sommamente la salvezza del genere umano, accendi in noi il desiderio di vivere santamente, spegnendo del tutto la sete delle concupiscenze peccaminose e la ricerca dei piaceri mondani. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. E dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza, crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Della nostra morte. Amen. Ottava orazione. O Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e gioia dello Spirito, concede a noi miseri peccatori, per l'amarezza dell'aceto e del fiele che gustasti nell'ora della tua morte, che in ogni tempo, specialmente nell'ora del nostro morire, ci possiamo cibare del corpo e sangue tuoi. Non indegnamente, ma è rimedio e consolazione delle anime nostre. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza, crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nona orazione. O Signore Gesù Cristo, gioia dello Spirito, Ricordati dell'angoscia e del dolore che patisti quando per l'amarezza della morte e l'insulto dei giudei gridasti al Padre tuo, E lui, E lui, lama sabachthani, cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per questo ti chiedo che nell'ora della mia morte tu non mi abbandoni, Signore mio e Dio mio. Amen. O Signore Gesù Cristo. Abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decima orazione: O Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, che dalla pianta dei piedi fino alla cima del capo ti sommergesti nel mare delle sofferenze, ti prego per le tue larghe e profondissime piaghe, insegnami a vivere perfettamente con vera carità nella legge e nei precetti tuoi. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Undicesimo orazione. O Signore Gesù Cristo, profondo abisso di pietà e di misericordia, io ti domando, per la profondità delle piaghe che trapassarono non solo la tua carne e il midollo delle tue ossa, ma anche le tue più intime viscere, sollevami dei miei peccati ed ascondimi nelle aperture delle tue ferite, perché il tuo sangue mi purifichi e mi ricrei a nuova vita. Amen. O Signore Gesù Cristo, Abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dodicesima orazione. O Signore Gesù Cristo, specchio di verità, segno di unità e legame di carità, ricordati le innumerevoli ferite di cui fu coricoperto il tuo corpo, lacerato dagli empi giudei e imporporato del tuo stesso preziosissimo sangue. Scriviti, prego con quello stesso sangue le tue ferite nel mio cuore, affinché nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore, si rinnovi in me ogni giorno il dolore del tuo patire, si accresca l'amore e io perseveri continuamente nel renderti grazie, sino alla fine della mia vita, quando verrò da te, pieno di tutti i beni e i meriti. Che tu mi donasti dal tesoro della tua passione. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tredicesima orazione. O Signore Gesù Cristo, Re invincibile e immortale, ricordati del dolore che provasti quando essendo tutte le forze del tuo corpo e del tuo cuore venute meno, inchinando il capo di cesti, tutto è compiuto. Perciò ti prego, abbi misericordia di me nell'ultima ora della mia vita, quando l'anima mia sarà turbata dall'ansia e dall'agonia. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, Nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quattordicesimo orazione O Signore Gesù Cristo, unigenito del Padre Altissimo, splendore immagine della Sua sostanza, ricordati dell'umile preghiera con la quale raccomandasti il tuo spirito dicendo «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». E dopo aver piegato il capo, liberando dal tuo cuore la tua misericordia per noi, sei ispirato per questa preziosissima morte ti prego, Re dei Santi, fammi forte nel resistere al diavolo, al mondo e alla carne, affinché morto al mondo io viva solo in te, e nell'ultima ora della mia vita tu riceva il mio spirito, che dopo lungo esilio e pellegrinaggio desidera ritornare alla sua patria. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore e dei miei cari. Amen. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine per la nostra salvezza, crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindicesimo orazione. O Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricorda l'abbondante effusione del tuo sangue, allorché, piegato il capo sulla croce, il soldato longino ti squarciò il costato, da cui uscirono le ultime gocce di sangue e d'acqua. Per questa marissima passione, Ferisci ti prego, dolcissimo Gesù, il cuore mio, affinché giorno e notte io versi lacrime o penitenze di amore. Convertimi totalmente a te, perché il mio cuore sia tua perpetua abitazione, la mia conversione ti piace e ti si accetta, e il termine della mia vita sia lodevole, per poterti lodare in eterno con tutti i santi. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. E dei miei cari. Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, regnante ora in cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora, della nostra morte. Amen. Preghiera conclusiva. O Signore mio Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso immenso amore col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo santissimo corpo. Abbi di noi misericordia. E a tutti i fedeli, vivi e defunti, concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e pene, e la vita eterna. Amen.